Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale. Io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Creativerse. Dopo tantissimo tempo, ragazzi, siamo su Creativerse. Allora, oggi cosa faremo? In questo momento mi trovo esattamente dove avevo tralasciato l'ultima volta che ero venuto qua. L'avevo fatto io off camera. Ero venuto qua, vi faccio vedere adesso subito sulla mappa. Ho finito questo tragitto qua, ero arrivato fino qui. Adesso io direi, ragazzi, di proseguire in questa direzione praticamente, no? Io direi di andare ancora avanti un pelino da questa parte fino a eliminare questa e poi andiamo avanti in questa direzione magari, ok? Allora, il nostro jetpack noi ce l'abbiamo, ci giriamo così, giusto? Esatto ragazzi, e andiamo avanti. Allora, così. Vediamo un attimino intanto dove andiamo a finire, così facciamo un'esplorazione e vediamo un attimino se hanno aggiunto qualcosa. Intanto ragazzi, ho visto che hanno aggiunto dei piccoli esseri, degli alieni praticamente. Sono molto molto piccoli e sono molto molto bastardoni. Perché ne ho provato a tamare uno per vedere giustamente se era possibile, l'ho tamato e menano come questi qua praticamente, non sono cattivissimi, però comunque non fanno bene. Abbiamo tamato, ho tamato nient'altro dopo l'ultima volta, quindi io direi di andare avanti. Intanto io, quando capita così vicino, ragazzi, io lo prendo il miele perché ci serve sempre e quindi dobbiamo vedere un attimino. Qua dovremmo essere praticamente esatto in fondo alla mappa. Dovremmo essere praticamente in fondo alla mappa. Allora andiamo a vedere un attimino più in là. Ecco qua, ad esempio, ragazzi, c'è il deserto, un altro pezzettino. Il deserto, sono tante altre belle cosucce. Allora, però io voglio fare anche una cosa, ragazzi, perché mi sembra che dovrei uccidere se non mi sbaglio altri 6 di questi, però quelli piccolini, se non mi sbaglio, o non mi ricordo se erano, io credo che siano quelli piccolini, fammi vedere se sono quelli piccoli. Infatti ho sbagliato, sono quelli grandi, giusto? Fatemi vedere. Neanche. Ah. Ok, allora ragazzi, ho capito qual è. No, non è questa la situation. Quindi allora andiamo a vedere un attimino dove siamo finiti. Perfetto, io direi di girarci in questa direzione. Ancora un pelino, così, andare di là. Perfetto, andiamo da quella parte. Passiamo di qua, dai, perché intanto non è un grosso problemissimo.
andiamo da quella parte. Io quasi quasi però ragazzi mi farei, qua è pieno di conchiglie, vabbè, vediamo poi, lasciamo stare, dai, tanto abbiamo da girare abbastanza, andiamo da quella parte, qui c'è una grotta sotterranea che va praticamente sotto il mare, come potete vedere. Io per adesso altre aggiunte, ragazzi, non ne ho viste, ho visto solo questi pesciolini e quegli altri piccoli animaletti, vediamo un attimino, ma non c'è nient'altro, quindi non so dirvi niente di particolare, quindi io direi che possiamo anche proseguire. E vi taglio magari il pezzo del mare, intanto non c'è niente, e quindi se trovo qualcosa di nuovo nel mare mi fermo e ve lo faccio vedere. Allora ragazzi, eccoci qua. Finalmente abbiamo trovato un po' di terraferma. Sono un po' di minuti che sto andando avanti, ragazzi. Purtroppo c'era solo mare. Adesso abbiamo trovato un pezzettino di terra, vediamo fino a dove ci porterà. E poi stavo pensando a un'altra cosuccia, ragazzi, perché fare un'avventura così, dove praticamente io devo viaggiare per ore e ore, dove non c'è nulla, di nulla, di nulla, e rischiare che voi vi annoiate, ragazzi, io non lo so, cioè non ho quella gran voglia, vi dico la verità, di fare una cosa del genere, piuttosto farei io off camera e poi quando trovo qualcosa di nuovo ve lo porto, perché adesso vedete abbiamo fatto il pezzettino di terra e ragazzi c'è di nuovo praticamente mare. Stiamo a vedere dove siamo. Ho fatto questa, come potete vedere, ho fatto questa cosa qua e questa, ragazzi, è solo mare. Cioè, non è una cosa normale, una cosa così. Non c'è nulla, nulla, nulla di nulla. Per carità, la mappa non l'abbiamo ancora neanche girata tutta, abbiamo solo girato qualcosa, però quel poco che abbiamo girato la mappa, ragazzi, porca di quella miseria, non c'è niente, di niente, di niente. Cioè, se noi stiamo a vedere, io sono qua, non ho ancora, se noi guardiamo in questo punto qua dove ho scoperto adesso, non c'è niente, non c'è proprio niente, niente, non so neanche io, adesso siamo di nuovo vicino al mare e ragazzi io non so più cosa dirvi. Io adesso mi butterò di nuovo, vediamo se riesco a andare abbastanza avanti senza dover entrare in acqua, perché sennò ragazzi diventa molto molto difficile la situazione. Come potete vedere da qua sì, la mappa si sta formando. Però abbiamo la terra sul fianco e di qua c'è solo mare, solo mare. Abbiamo un pezzettino di deserto di qua. Noi qua abbiamo proprio poco e niente, poco e niente, poco e niente. Fatemi appoggiare un attimo qua su questa pianta perché dobbiamo far caricare un attimo il jetpack. Il jetpack e possiamo ripartire. E ragazzi, niente, il jetpack sta quasi per andare, oltretutto. Quindi non lo so, vediamo un attimino. Qua c'è un'altra palma. Atterriamo su questa palma.
Andiamo a vedere un attimo il nostro jet. No, ok. Ok. Oh, ragazzi, abbiamo un po' di terra. Finalmente abbiamo un po' di terra. Diciamo che col jetpack è molto meglio, quindi come possiamo vedere è molto molto meglio vedere la mappa dall'alto. Vediamo se andare in su, ecco, non abbiamo, meno male che almeno quando precipitiamo non ci capita niente. Allora, adesso che si sta facendo notte, se non mi sbaglio, da queste parti dovrebbero uscire i granchi della notte, ok? E visto che ci siamo, infatti che intanto prendo un po' di conchiglie che mi servono, visto che ne abbiamo una caterba e mezza qua, le prendiamo tutte perché, no, tutte no, perché se no, madonna, però almeno un pochettino ne prendiamo. Intanto aspettiamo un attimino la notte, uccidiamo i nostri granchi, quelli notturni, vediamo un attimino se sono loro quelli che a noi servono mercoledì. Vabbè, la sabbia non fa niente, dovrebbero essere di là. C'è qualcos'altro che è venuto fuori, dobbiamo andare a vedere. Ogni tanto viene fuori il perché quel granchio ha quella lucetta viola e gli altri. Guardate là cosa c'è, ragazzi. Perfetto. Ok. Eccolo là uno. Vediamo se sono questi. Mercoledì. Ok, allora andiamo a vedere un attimino, ragazzi, se sono questi. Esatto, sono questi qua quelli che dobbiamo smassacrare. Andiamo a cercarne degli altri, vediamo un po' se ce ne sono degli altri. Eccolo là. Siamo a 6. Ecco di là. Là ne abbiamo addirittura 3, ragazzi. Wow. Cioè, con questi qua ne abbiamo praticamente. Abbiamo praticamente quasi finito. Ce ne manca uno. Che. Dobbiamo solo, eccolo là in fondo, e dovremmo avere finito anche quella quest, quindi vediamo un attimino. Perfetto. Ok, come potete vedere con il jetpack è tutta un'altra cosa. Allora, ragazzi, io direi di fare una bella cosuccia. Intanto qua io direi di fare una cosa, non metto giù neanche il teletrasporto e andiamo direttamente a casa, però prima voglio vedere un attimino se è questa. Esatto, questa qua completata, ci ha dato da aprire una cassa. Vediamo un po'. Ok, allora abbiamo da uccidere 20 leaffi. Cioè 10 leaffi di ogni tipo, quindi non è neanche una cosa bruttissima. Invece di qua, ragazzi, allora qua mi dice di andare a tamare. Ok, andiamo a tamare sti due.
Allora, uno dovrebbe essere questo. Allora, uno è questo qua, giustissimo. Vediamo un attimino. Mossi, andiamo qui. Ah, ma vaffanbuco. Ok, ho capito ragazzi, ho capito, ho capito. Quindi questo qua facciamo così. Sì. E ci cucchiamo quello che ci dobbiamo cuccare. Dobbiamo andare a tamarci il pixie, il nostro pixie sgnappolo. Questo cos'è? Night Pixie ferale, non è questo qua ragazzi, quindi facciamo così e via, e ci cucchiamo quello che ci serve, via. Non è questo, ragazzi, devo guardare un attimino. Allora facciamo così. Torniamo a casa, non metto giù neanche il nostro sgnappolatore vivente. Vediamo un attimino cosa possiamo fare, se abbiamo qualcosa da poter. Perché per riuscire a sbloccare le cose nuove, ragazzi, dobbiamo per forza andare avanti con le quest. Quindi, è un bel casotto, l'è un bel casotto. Allora devo andare a vedere, visto che ci siamo ragazzi, andiamo a vedere una cosa, perché abbiamo da andare a vedere nella mob farm se è quello là il pixiferale. Allora vi faccio intanto vedere il piccolo essere che è questo qui. Guardate ragazzi, è questo bestiolino qua. Voi gli date il pesce e lui vi dovrebbe dare qualcosa. Cioè io praticamente sono andato vicino, vedete, adesso c'ha fame. Allora fatemi vedere una cosa, ecco, il pixie ferale dovrebbe essere questo qua. Night pixie. Cos'è questo? Ma no, aspettate ragazzi. Ma questo è bianco. Beh, perché è bianco? Oh mio Dio. Perché è bianco? Ragazzi, c'è qualcosa in più qua. C'è questo che è un altro, però è bianco. Perché è bianco? Cioè, io ti dovrei dare un panino a te. E alla. No, allora ragazzi, devo andare per forza verso casa. Allora, facciamo una bella cosa, andiamo un attimo a casa, andiamo a prenderci il cibo per questi pistolini, vediamo un attimino. Mi sembra strano che sia bianco quello lì. Non ho capito perché è bianco. Io non vorrei che quelli lì droppano dei figli. Questa cosa io non l'ho capita comunque. Allora, cibo.
Cibo, allora ci serve. Prendiamo questo sicuro. Poi prendiamo questo. Perfetto. Ho fatto anche questi ragazzi e facevano parte di una quest, ok? Questi panini. Questi panini qua si fanno sempre nella fornace con varie cose. Ad esempio, si può utilizzare il catrame, si può utilizzare questo e questo l'ho fatto con la lava, questo l'ho fatto con quei blob verdi, con questi qua praticamente, e questo qua non me lo ricordo più. L'ho fatto con un'altra cosa che non mi ricordo più. Dobbiamo poi provare. Questa è fatta con il catrame praticamente. Possiamo fare i panini col ghiaccio e diventano panini ghiacciati. Possiamo fare un mucchio di roba con quella cucina. Io ho fatto dei test, ho provato e vengono fuori tutte quelle cose lì. Allora, io direi, ragazzi, di provare, andare a vedere una cosa. Andiamo a vedere attrezzatura orto, di prendere questo, che poi lo dobbiamo, e liquidi, la water, che andiamo a vedere subito, immediatamente, che cosa ci dà il pistolino là. Perché mi sembra, cioè io avevo provato e non mi droppava niente, me lo dava come se fosse praticamente buggato, quindi non lo so. Adesso sto vedendo che c'è di nuovo questo qua bianco e non riesco a capire. Vedete, mi richiede l'acqua, almeno che non sia un altro verde, che però no, dobbiamo fare così e mettere questo, quindi andare, dov'è quello bianco? Vieni qua, faccina ambulante, vediamo un attimino. Ah, esatto, è un altro verde, ragazzi. Allora, due sono le cose: o questo, se noi gli diamo da mangiare, mi droppa un altro verde di quelli lì, eccolo qua l'altro, perché mi era successo che ne avevo allora lui qua vuole il panino e voilà, perfetto. Allora adesso ragazzi dobbiamo aspettare un attimino. Questo qua è dobbiamo vedere un attimino, perché il pixiferale, ma non è che sia questo il pixiferale, lo zibibbo, non posso vedere, devo andare, mi segna, non mi segna l'animale, mi segna allora, facciamo una cosa. Eccoli qua. Andiamo a vedere Pixie. Questo mi segna Pixie. Allora, il pixiferale qual è? Non è questo il pixiferale. Il pixiferale dovrebbe essere quello là. Perché non me lo segna? L'unica, ragazzi, è provare a fare una cosa, andare qua, vedete, qualcosina, e questo mi dice che è il pixie notturno, però, ok, pixie notturno, io sono d'accordo, però, ragazzi,
Mamma mia, adesso cosa è uscito? Niente, non saprei cosa dirvi. Ok, allora qua ci siamo. Mi sono riperso uno. Ah no, sono qua. Allora, fatemi vedere ancora niente. Allora, ragazzi, rieccoci praticamente qua di nuovo. Allora, andiamo a vedere. Ragazzi, guardate, ok, vediamo cosa ci dà. Wow, ci ha dato un fracco di roba, ma veramente un fracco di roba, ragazzi. Vediamo questo, se ci dà le stesse cose. Perfetto, allora dobbiamo praticamente andare adesso a lavarli. Perché se no, così vediamo un attimino, uno, siamo distanti, aspettate, eh. Allora uno c'è e l'altro c'è, perfetto, è perfetto. Ok, allora andiamo a vedere una cosa adesso, andiamo qua a vedere cosa ci ha dato, ecco. Vedete, le Afilaf, baby le Afilaf, cioè, io non riesco a capire, baby le Afilaf. Ok, un piccolo praticamente ci dà, che non ho capito cosa serve. Lo scopriremo solo vivendo. Vediamo, vediamo un attimino. Bene, ragazzi, allora facciamo una bella cosuccia. Visto che ci siamo, anzi, facciamo così, così poi ci lasciamo in bellezza. Posiamo un attimo questa qua e ragazzi, apriamo la cassa. Vediamo cosa c'è all'interno. Allora, come sempre io devo avere. Allora, questa la buttiamo che non ci serve, questa la buttiamo che non ci serve e il resto ce lo occupiamo. Perfetto. Ok. Ragazzi, facciamo una bella cosa. Io vi saluto qua e vi auguro una buona giornata. Come sempre, ragazzi, mi raccomando, tanti bei like sotto i miei video. Like, scusate, mi sto dando i numeri ultimamente. Tanti bei like sotto i miei video e condividete. Bene, come sempre, un bacione e un grosso braccio da vivo in bene. Ciao ragazzi, al prossimo gameplay.